Quello che è mancato in queste settimane, in questi giorni, è stato anche quello di dare ascolto a quelli che sono i dubbi, le perplessità, le paure legittime dei cittadini attraverso i dati scientifici della scienza. L'obiettivo è questo, l'obiettivo di questo incontro è quello di dare più informazioni scientifiche possibili sui reali rischi, i potenziali rischi di questo impianto, anche legato a quello che è il nostro territorio, per di voi. Oggi è una giornata particolare, il 22 aprile, la giornata internazionale della Terra, e come sappiamo il cambiamento climatico ci porta alla politica a rispondere a un tema, che è quello dell'ecosostenibilità, ovvero che tutte le nostre attività umane, comprese anche i trasporti, le industrie devono essere ecosostenibili, cioè devono sostenere l'ambiente e trovare un equilibrio. Non possiamo smettere di produrre, non possiamo smettere di fare attività industriale, ma dobbiamo trovare un equilibrio con quello dell'ambiente, perché come vediamo il cambiamento climatico è il tema odierno. Nello stesso tempo c'è anche l'articolo 32, la tutela della salute dei cittadini. Per questo motivo noi abbiamo deciso di organizzare questo incontro per dare la possibilità ai tecnici di dirci quali sono gli altri rischi di questo mondo regolatorio, di questa industria che è considerata insana. Insomma, cercheremo di dare più informazioni possibili alla fine di questi nostri interventi, daremo l'opportunità a chi vuole di fare delle domande scientifiche su questo tema. Inizierei con la relazione del dottor Milo, che ringraziamo per la sua presenza, e in qualità di membro dell'ISDE ha prodotto una relazione su quelli che sono i rischi ambientali della produzione stessa dell'impianto di cremazione. Quindi la domanda che faccio al professore, che cosa, perché l'impianto di cremazione è considerato insalubre e quali sono i rischi all'ambiente e alla salute dei cittadini? Vicepresidente, io sono il Presidente, c'è il Vicepresidente il Dottor Guarino. Certo,
passando oggi è una giornata particolare, è la giornata fatta della terra, della giornata mondiale, e quindi si stanno organizzando diverse iniziative in tutta Italia per cercare di tutelare meglio un argomento di luce. Pensate che ogni anno 192 nazioni si riuniscono in una sede del mondo per parlare di questo cambiamento climatico che da un orecchio entra, dall'altro esce. Purtroppo questa è la situazione. I passi in avanti sono pochi. Quelli che sono stati fatti sono pochi, però c'è la consapevolezza, però si fa poco. Questo è quanto, diciamo, succede nel mondo. Per quanto riguarda l'argomento di oggi, l'inquinamento causato dalle attività di cremazione delle sale. In Italia, come in altri paesi, si registra un notevole aumento delle cremazioni, e quindi sicuramente un po' per scelta personale, un po' perché i cimiteri in effetti sono aumentate le sale. In futuro sicuramente questi impianti di cremazione aumenteranno, bisogna fare in modo che ci sia un sentimento, un censimento, o bisogna fare in modo che vengano praticamente tutelate tutte le situazioni in cui costruire questi impianti. Quindi noi come ISCHE ci siamo battuti per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento già con negli anni passati con gli inceneritori di rifiuti, che pure ci hanno praticamente permesso di fare passi avanti contro queste impianti megagalattici che vogliono costruire, quando invece è necessario fare una differenziale spinta. Cioè, infatti, il porto dell'argomento è lo stesso. Se si fa una differenziata spinta, non c'è bisogno di costruire impianti per digerire dei rifiuti, di smaltimento dei rifiuti. E quindi praticamente quindi queste sostanze, diciamo, che noi, per cui noi abbiamo avuto dell'esperienza precedentemente con i genitori di rifiuti, alimenti, anche questi impianti di cremazione delle sale emettono delle sostanze inquinanti. Infatti, per esempio, che spesso la temperatura, intanto andiamo avanti, consideriamo il forno crematorio, praticamente è un forno che arriva a 800 o 1000 gradi centigradi, e in pratica dentro il forno viene utilizzato tutto, la barra, e poi i rivestimenti, tra cui c'è una vernice sulla bara, poi c'è lo zinco, c'è anche il piombo, insomma sono sostanze che potrebbero essere eliminate in chimica. Però queste sostanze vengono emesse nell'ambiente, in particolare modo monossido di carbonio, ossidi di zolfo, di azoto, particolato fine, trafine, composti volatili organici, metalli pesanti, come dicevo prima, zinco, mercurio, soprattutto, e diossine. Quindi le sostanze più importanti sono le diossine, famose diossine di seggio, quindi sono cancerogene, lo sappiamo tutti, e così pure il mercurio, sono tante mie considerazioni. Queste sono le sostanze emesse da questi impianti. È chiaro che vanno controllati, ci deve essere degli organi di controllo, tipo l'ARPA o l'EPA, cioè ci sono stati degli esempi a livello nazionale in cui questi forni sono stati controllati e poi chiusi, come quello di Pistoia, che porto uno per esempio, un paio per esempio, di Pistoia nel 2011 e di Arezzo nel 2013. Praticamente l'ARPA ha visto che
c'è stato un superamento dei valori delle diossine e quindi l'hanno fatto chiudere. Questo è quanto riguarda la un'altra agenzia importante di controllo è l'EPA, l'Agenzia di Protezione Ambientale. Anche questa permette, diciamo, di stimare, di valutare quali sono le fuoriuscite, le emissioni di sostanze tossiche nell'ambiente. Addirittura si stima questa agenzia l'EPA, che un forno crematorio che cremi in media 100 salme all'anno emette nell'ambiente 1 chilo di mercurio. Quindi consideriamo quante crepazioni ci sono in un anno, e se aumentano, quindi aumenta l'emissione di questa sostanza tossica nel mercurio. Allora, come veniva ingerita queste sostanze tossiche che vengono immesse nell'aria? Chiaramente vengono ingerite per ingestione, per inalazione di vapori, per contatto sulla pelle. L'esposizione in particolare al mercurio e alle diossine, oltre ad un effetto cancerogeno che è tipico di queste sostanze, causano effetti sul sistema nervoso, specialmente nei bambini. Infatti c'è una riduzione del quoziente, è stata notata una riduzione del quoziente intellettivo, alterazione del comportamento, disordine dello spettro autistico, turbe dell'attenzione, dislessia, tutti fenomeni legati alla gestione di queste sostanze, in particolar modo mercurio e diossina. La quantità di inquinamento emesso è in rapporto alla quantità di materiale bruciato. Per compensare gli alti costi della costruzione e della manutenzione, questi sono studi fatti dall'ISDE nazionale, per compensare la costruzione e la manutenzione di un piano di generazione occorrerebbe bruciare alcune migliaia di salme all'anno. Questo è quanto. L'ISDE ha studiato l'emissione di sostanze inquinanti e dà a chi vuole costruire questi impianti alcuni consigli. Innanzitutto, di non costruirne vicini, magari due molto vicini. Io non so adesso se è stato fatto un censimento preciso e quanti ce ne stanno ancora in Italia, però se un impianto di cremazione è di vicinanze, calcolando più o meno la distanza da 100 km, 150 km, non è necessario costruire un altro. Poi dipende da quante salme che vengono cremate in questi diciamo, forni. Quindi è importante fare un calcolo delle salme per poter poi costruirne di nuove. Se ce n'è bisogno, io penso che si possono costruire, ma vanno valutate queste cose. Allora, i consigli che dà l'ISDE per la costruzione di questi forni, intanto installarli con le migliori tecnologie disponibili, quindi proprio per ridurre le emissioni di cui parlavo prima. Poi effettuare un accurato studio diffusionale, cioè una volta che escono dall'impianto fino a dove arrivano, questo è valutato bene con tutta l'emissione di queste sostanze tossiche, tipo le diossine e il mercurio. Poi utilizzare bare che abbiano caratteristiche strutturali che limitano le emissioni, per esempio la vernice sopra, quindi devono essere più semplici possibile. E magari, dico io, non so se c'è una legge che lo obbliga, però lo zinco che viene messo all'interno andrebbe eliminato già a priori, quindi questo potrebbe facilitare, diminuire le emissioni tossiche. Poi, per esempio, ricercare in particolare le diossine e il mercurio in campioni di terreno prima e dopo l'entrata in vigore del forno. Cioè, le agenzie di controllo, questo fa, praticamente devono controllare le emissioni di diossine se c'è nell'ambito di non so quanti metri, diciamo, nella parte che circonda
quindi diciamo valutare per la parte prima e dopo l'emissione se c'è stato se nel terreno ci sono sostanze tossiche. In quel caso va fatto chiudere l'impianto. Poi controllare periodicamente al cammino proprio, controllarlo periodicamente, questo è utile. Infine la richiesta logicamente di costruzione di questi impianti non va fatta, oppure va fatta per la dovuta cautela, se nelle vicinanze ci sono altri impianti di emissione di sostanze tossiche, tipo gli inceneritori, tipo i cementifici.